Buongiorno, stasera parliamo di Malaspina, la famiglia sicuramente più importante che è stata in Lunigiana per circa 1000 anni, sia con i suoi antenati sia direttamente con la famiglia, è stata la presenza stabile politica della Lunigiana. Dove nasce arrivano i Malaspina? Arrivano da una famiglia che si chiama Adalberti. Questi vengono da Lucca, probabilmente al tempo dell'invasione Longobarda, quindi dopo il 743, come dice il Formentini, si stabiliscono nei paesi più importanti, si diramano nei paesi più importanti e i Malaspina e gli Adalberti diventeranno sicuramente la famiglia più importante, con tanti cognomi, perché poi si sposano eccetera eccetera, saranno poi a Pontremoli, saranno quelli che fonderanno il comune signorile di Pontremoli, ma resteranno dei piccoli feudatari tipo i del Brolo a Filatiera, che poi subiranno il ritorno dei Malaspina. Ecco, quando arriva poi i Franchi nel 774, scendono in posizioni più inferiori, perché sono i Franchi che occupano le posizioni più importanti, i Ducati. È la caduta nell'874 dei Franchi, 87 dei Franchi, scusate, ritornano in auge. Questi Adalberti saranno probabilmente i Gastaldi, cioè i comandanti, i capi del Gastaldato di Sorano, dei Fines Sorianenses, e saranno una potenza, perché da loro poi, da un certo Adalberto, che probabilmente era duca di Parma, perché si estendono anche oltre l'Appennino, nascerà un certo Uberto I, Uberto lo chiamiamo primo perché il primo Uberto poi diventerà nel 945 conte comites di Luni, che Luni comprende tre fines bizantini, poi longobardi, poi franchi di Filatiera, di Piazza al Serchio e di Luni. Nel 951 diventerà marchese della Marca Ianuensis, che comprenderà i tre comitati di Luni, ma di Tortone e di Genova, e sarà poi marchesa di Sacro Palazzo. Sarà duca del palazzo, sarà quello che lavorerà per l'imperatore Ottone, e da lui dipenderanno tutte i suoi pari, ma lui avrà la potestà di comandare, di decidere per loro, quindi sarà una persona importante. Io Bertin, che nel frattempo, nel 970, poi rimangono in questa posizione, acquisiscono una serie di beni, soprattutto da Bobbio. Il monastero di Bobbio cede a loro i 2/3 dei beni che infeudano ai loro seguaci, ne tengono per sé una parte, che è il cosiddetto beneficium virili, e diventano nei primi 25 anni dell'anno 1000 la famiglia più importante del Regno d'Italia, ed hanno possedimenti in 25 cortee, contee più la Corsica. Uberto I ha due figli, Adalberto e Uberto II, nati a 10 anni di distanza, che anche loro si sposano con nobili, con persone che gli lasciano dei terreni a Piacenza e altre zone, e comunque diventano sicuramente una cosa importante. Però fra di loro non c'è il diritto di primogenitura. Cos'è il diritto di primogenitura? È quella legge che dice, che ce l'hanno in Inghilterra per esempio, che dice che il primo prende tutto e gli altri vanno a fare altri mestieri. Lì invece c'è la legge longobarda per cui si dividono tutto, e questo porterà nel tempo allo spezzettamento, ma all'inizio loro hanno dei grandissimi feudi, dei 25 contee, e nascono le famiglie importanti, nascono gli Estensi nel nord, nascono i Pallavicino o Pellavicino come si chiamavano, nascono i Massa Corsica, nascono i Guelfi di Baviera, nascono i Cavalcabò, ma nascono i Malaspina. Da Alberto di Malaspina nel 1130, che è citato per la prima volta nel registro Magno del Comune di Piacenza, poi nasce Obizzo il Grande, Obizzo Malaspina il Grande. Però intanto è cominciata la reazione dei
dei grandi comuni della Lombardia, dove loro hanno molte terre. Nei comuni della Lombardia hanno bisogno di spazio per vendere le loro merci, non possono pagare i pedaggi e quindi si scontrano con i Malaspina, ma anche con altri nobili. Viene tutta nel nord Italia, la ricchezza di Milano, di Crema, di Lodi e di Piacenza è importante. I piacentini sottomettono i Malaspina in Valtaro e nel 1141 gli cedono il feudo di Compiano e lo riottengono come feudo oblato, cioè dice sono diventati vassalli dei piacentini. No? E questo è importante perché loro diranno che sono disposti a garantire, a giurare la fedeltà di tutti i loro sudditi, ad eccezione di quelli della Lunigiana, perché i Lunigiana non erano ancora così importanti, perché c'erano gli Estensi che avevano molte terre, avevano Castevoli, avevano Comano ed altri forse Bibola, non lo so. Ma nel contempo in Lunigiana c'era anche il Vescovo di Luni, con l'arrivo del Barbarossa nel 1150, il Vescovo di Luni riceve una serie di investiture perché il Barbarossa ha bisogno del Vescovo, di questa forza che diventa quindi Vescovo Conte per contrabbilanciare la potenza dei Malaspina e degli altri feudatari che gli facevano regolarmente le scarpe. Il Malaspina però è fedele, all'inizio combatte il Barbarossa, ne è fedele, tant'è che lo porta lungo la Via Regia, quando nel 1167 ritorna da Roma, e lo porta lungo la Via Regia di Crinale fra la Val di Vare e la Lunigiana e l'accompagna in Valtaro e poi verso Pavia. Però poi passa alla Lega Lombarda. Anche lui ha due figli, aveva un fratello che era Guglielmo e poi da Obizzo nasce Moroello, da cui Guglielmo, poi nasce Obizzo II, da cui Corrado e nasce Alberto il Moro. Ecco, qui comincia una serie di diplomi. Nel 1164 il Barbarossa concede a Obizzo Malaspina un diploma in cui gli elenca tutti i suoi possessi. Non è detto che fossero effettivamente i suoi possessi, pare anche che siano cose che lui, il Malaspina chiedeva, ma fra questi possessi c'è, lo ricordo con piacere, sempre Malnido, che è citato per la prima volta, il castello di Villafranca, Groppo Fosco vicino, sempre tutti Concuria con il loro terreno, è citato Mulazzano, Mulazzo, è citato Casola, e sono citati altri poi assieme, è estremamente importante questo diploma, e su questi Malaspina si fanno forti per andare a rivendicare in Lunigiana i loro beni. Poi ci sarà un nuovo nel 1220, ce ne sarà un nuovo di Federico II, l'imperatore, il grande imperatore, che riconoscerà ai Malaspina il loro aiuto, la loro fedeltà, e gli investirà ancora dei beni, perché ogni volta che arrivava un imperatore dovevano ricomprarli, dovevano timbrarli, insomma, praticamente. Però nel 1198, dal 1198 al 1202, è importante che loro comprano dagli Estensi, che erano isolati lì dai loro terre nel Veneto, nel nord, comprano i loro beni, di cui ho detto. Questo si oppongono i signori di Vezzano, che non volevano diventare feudatari dei Malaspina. C'è un lodo fatto dal Vescovo di Luni, che non voleva i Malaspina vicino ai piedi, preferiva i da Vezzano, e quindi però, insomma, in sostanza i Malaspina prendono i terreni degli Estensi e dicono se però questi si impegnano a dare al Vescovo di Luni la metà di quello che avevano preso, con la condizione che se domani però gli Estensi li rivolessero, glieli devono ridare. Tenete presente che forse non c'era in quella zona, in quel momento, un accordo con l'imperatore, era stato fatto un po'. I Malaspina avevano dato i loro terreni nel nord Italia e avevano preso questi. Sono cose di cui non c'è la documentazione. No? La fortuna dei Malaspina era quella di avere terre lungo le strade.
lungo i percorsi importanti come la via Francigena, Villa Franca era lungo la via Francigena, i feudi erano lungo Villa Francigena, e quindi questa è la loro ricchezza, perché riscuotono i pedaggi e loro si manterranno non con grandi feudi, ma si manterranno proprio per questo, con queste ricchezze che gli arriva dall'uso della via Francigena, di cui ho già avuto occasione di parlare. Poi ancora, nel 1221 Corrado Malaspina e il nipote si dividono, Obizzino, si dividono la Lunigiana. A Parma, prima si dividono nella chiesa di Sant'Andrea, prima si dividono i beni in Lombardia e si dividono qui la Lunigiana. Corrado Malaspina, che è più vecchio, prepara la divisione e lascia scegliere al nipote Obizzino. Obizzino sceglie la sinistra magra, quindi tutti i terreni sino al crinale della sinistra magra, e prende per sé, fa un nuovo stemma che è lo Spino Fiorito, e pone la sede a Filatiera, dove era già nel 1194 Alberto Malaspina aveva firmato la pace con i Piacentini. Corrado Malaspina prende la destra, sceglie Mulazzo, lo Spino Secco, però nella divisione c'è anche Villafranca, che è sulla parte sinistra della Magra. Perché? Perché la via Francigena era più importante ormai sulla sinistra nel XIII secolo, e quindi prende la destra della Magra e anche Villafranca sulla sinistra. Questo però, la storia continua in questo senso, che dopo un po' si dividono ancora, nel 1266 si dividono quelli dello Spino Secco, abbiamo i feudi di Mulazzo, abbiamo il feudo di Villafranca e il feudo di Giovagallo, nel 1275 si dividono quelli della parte sinistra dello Spino Fiorito, abbiamo Filatiera capofeudo, abbiamo Olivola e abbiamo la Verrucola di Fivizzano, tenendo presente che nella divisione del 1275 a Bagnone compaiono le terre degli Adalberti, estremamente importante, quindi questo nome ritorna, che erano probabilmente situate a Gragnana di Malgrate, dove nascono gli Adalberti. C'era un castello, ne parla Manfredo Giuliani, di cui 100 anni fa si vedevano ancora i rudi, li stiamo cercando, ma c'è ancora la chiesetta di San Lorenzo a Gragnana, che se scavassimo dietro dove c'è tutta una sterpaglia probabilmente troveremmo dei resti di questo castello, o a meno che non sia situato ancora più in alto. Ecco, quindi i Malaspina si dividono, però rimane sempre il problema con il Vescovo di Luni, che non vuole mollare. Il Vescovo di Luni è diventato una potenza con Enrico da Fucecchio, poi a Soliera c'è la Caneva Vescovile, mette il naso dappertutto, cioè è un conte, è un feudatario che si è trasferito a Sarzana, no? Dopo l'impaludamento di Luni, dopo il 1204, e vuole comandare, quindi si scontrano ripetutamente per anche delle piccolezze, e comunque il potere del vescovo piano piano sta calando, cresce quello di Malaspina, e nel 1306 cosa fanno i Malaspina? Chiamano Dante, quelli dello Spino Secco, della destra magra, chiamano Dante perché vada dal vescovo Antonio Nuvolone della Camilla, il vescovo di Luni, a far la pace per loro. Dante va, sta a Mulazzo dove c'è la torre di Dante, una stanza di Dante anche a Malnido e forse anche altre parti, non è stato dappertutto. Si dice che avesse tratto ispirazione dalla selva di castagni di Filetto, la famosa selva, per parlare della selva oscura, perché allora si estendeva da Filetto sino a Pontremoli sulle due rive della Magra, ed è il luogo di maggior ritrovamento di statue stele, quindi questo è importante, c'è un ricordo preistorico su questa, però cosa si dicesse 1700-800 anni fa non lo sappiamo. Comunque lui va a Castelnuovo Magra e col vescovo si basarono per Buca. Questo è importante perché i Malaspina prendono il sopravvento sul vescovo di Luni, che dopo pochi anni sarà privato anche dall'imperatore di alcuni poteri, e però conoscono Dante. Dante ne parla e c'è la tomba di Corrado il Giovane, ne parla nell'ottavo canto del Purgatorio,
parla di Corrado Malaspina. Io sono Corrado, non fui l'antico da lui discesi, c'è la tomba vicino a San Nicolò, è stata ritrovata e spero che adesso venga messa a posto. Ne parla nell'Inferno, parla di Morello Malaspina, di Giovagallo, il vapor di Valdimagra, della moglie alla Giafieschi, di cui parla lo zio che era cardinale. E questo vuol dire che i Malaspina erano importanti, sono immortalati nella storia, cosa che altri non hanno potuto avere. Questa è la fortuna di avere ospitato e conosciuto Dante. La storia dei Malaspina poi finisce nel 1797, quando con Napoleone arriva il generale Chabot che fa un editto con cui abolisce i feudi. E quindi lì finisce la storia di Malaspina, che però, ricordatevelo, è narrata da Eugenio Branchi nei 3 volumi della storia della Lunigiana feudale. È narrata con alcune imprecisioni perché non l'ho potuta rivedere, però credo siano circa 2000 pagine ed è una cosa, è stata fatta ristampare in anastatica ed è una cosa interessante. Lui esamina ogni voce che c'è sul Malaspina ed è caratteristico perché non dice l'ho trovato su internet, non dice c'è il tal foglio che ha scritto il tale, è nel quarto cassetto della scrivania del tal altro, e lo tira fuori e lo fa vedere, cita tutto questo. È una ricerca minuziosa di quella del Branchi, che era un giudice ed era un grande storico. Così finisce la storia di Malaspina, che però, anche con l'arrivo di Napoleone, non verranno buttati via, come si suol dire, ma verranno, siccome erano quelli che avevano cultura, rimarranno sicuramente a gestire come a Villafranca per un po' il potere civile. Non saranno più marchesi, ma saranno dipendenti del ministero, chiamiamolo. Vi ringrazio. Buonasera.